Ciao mister, buongiorno. Buongiorno a voi. Senti, dopo la partita con la Lazio avevi fatto una certa analisi, no? E ti chiedo se a distanza, diciamo a freddo, rifai la stessa analisi, se hai guardato un po' i numeri, no, di quella partita, che spunti ha dato, e poi come ha reagito anche la squadra alla sconfitta con la Lazio. Beh, come facciamo sempre, si analizzano le cose positive e quelle negative, ce ne sono state di tutti e due i tipi. E naturalmente quelle che ci interessano molto di più sono quelle negative che bisogna evitare e sulle quali abbiamo puntato decisamente questa settimana. Quelle da migliorare, insomma. E quelle positive sono state tante anche e ci danno soddisfazione, ma deve essere un obbligo questo, la ricerca di quelle condizioni. Come un obbligo anche a ricerca delle altre, quelle di migliorare le negative, però ecco, diciamo che quelle positive devono esserci e quelle altre bisogna lavorarci. Mister, buongiorno. Ciao. Da qui alla fine tutte le gare comunque saranno importanti e decisive per l'Empoli. È innegabile però che la gara di domani contro il Cagliari abbia un valore diverso. Le chiedo dunque quanto è ed è stato importante lavorare anche a livello mentale in vista di questo scontro diretto. Grazie. Ma senti, non è che abbiamo fatto un lavoro particolare, perché a livello mentale devi lavorare sempre, tutte le volte, lo dicevo prima. Abbiamo la necessità di migliorare. E la squadra ha preso coscienza che può fare, che è nelle sue possibilità, perché quando lo fai nei confronti di una squadra nettamente superiore a te, hai un riscontro che ti rimane addosso, che è positivo. E quindi va soltanto alimentato, non bisogna farlo deprimere. E il fatto del risultato negativo, quello riguarda la classifica, non deve incidere più di tanto. Un po' incide chiaramente, perché ti girano le scatole, no? Aver fatto tanto e aver ottenuto niente, però la consapevolezza di aver fatto, questa deve essere la base per un ulteriore miglioramento. Siamo soddisfatti quindi in parte dalla partita di domenica scorsa. Buongiorno mister, anche da parte mia. Il Cagliari sta costruendo il suo tentativo di salvezza soprattutto in casa, quindi anche domani ci sarà sicuramente un ambiente molto caldo. Abbiamo visto in settimana tanto entusiasmo anche durante gli allenamenti. Quindi le chiedo che partita si aspetta sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista dell'avversario che avete davanti e quale potrebbe essere la chiave di lettura per l'Empoli per riuscire a tornare a casa con un risultato positivo. La chiave di lettura te la do alla fine della gara, quando avrò fatto la lettura intanto del risultato. L'ambiente è quello che dici, è un ambiente bello, stimolante, a me piace andare lì dentro, e più confusione c'è, più calore c'è, più sono contento, perché è un po' il succo del nostro mestiere, no? Del nostro lavoro. E sarà una partita difficile, perché la squadra avversaria ha delle caratteristiche importanti, sia di gioco che di individualità. E noi abbiamo cercato di considerarle tutte o quelle che siamo riusciti a riconoscere, e ci siamo preparati sul cercare di ammortizzarle un po'. E bisognerà vedere poi, riguardo alla lettura della partita, bisognerà vedere alla fine quanto saremo riusciti ad ammortizzare. Mister, buongiorno. In questi giorni, diciamo dopo Santo Stefano e ripensando anche a un po' il cammino dell'Empoli e del Cagliari, ho pensato che effettivamente domani si affrontano due squadre che hanno vissuto le stesse difficoltà in termini di approccio a questo campionato, in termini di risultato, di difficoltà stesso nel riuscire in qualche modo a raccogliere punti. Poi però
mi è venuta in mente anche una sua frase, una sua dichiarazione di un paio di mesi fa, quando disse, quando citò Ranieri e quello che disse in un'occasione di una presentazione prima di una partita, cioè sul fatto di come fosse importante il cammino, no? Prendere e mettere da parte le esperienze per poi cercare di metterle in pratica. Secondo lei a che punto è arrivato in questo cammino l'Empoli, in queste difficoltà affrontate fino a questo momento? Sai, fare in genere si riesce a fare una valutazione oggettiva, però l'oggettività crea difficoltà. Cioè, le difficoltà all'oggettività gliele crea le situazioni, e noi abbiamo avuto situazioni che ci sono venute contro tante volte ormai, anche minime, ma che hanno avuto un'importanza forte. E quindi hanno compromesso un po' quello che abbiamo fatto, e ci sembra di aver fatto, anzi abbiamo fatto meno di sicuro, perché poi torno all'oggettività, i dati dicono che siamo la squadra prima nel campionato italiano che come raccolta rispetto a quello fatto, e quindi è una bella posizione che fa pensare bene, ma che non, cioè, che ti dice esattamente qual è il nostro difetto, no? Abbiamo la convinzione, come abbiamo detto tante volte, che il fare porta, e quindi continuiamo a fare, a cercare di fare, e poi se è vero quello che in genere nelle lunghe scadenze succede e nei grandi numeri succede, saremmo pronti a raccogliere. E quindi da parte mettiamo questo e ci orientiamo per il futuro con quella determinazione che ci dà il nostro trascorso. Mister, il Cagliari è una squadra che oltre a non morire mai, perché molti punti li ha fatti anche negli ultimi minuti, ha probabilmente la sua forza anche nei calci piazzati, dote che noi ancora dobbiamo in un certo modo inquadrarla. Ti chiedo se avete lavorato e come l'avete lavorato su questi calci piazzati, non solo dal punto di vista difensivo, immagino, per contrastare il Cagliari che è molto forte fisicamente, ma anche dal punto di vista offensivo per cercare un po' di smuovere questa casella. Ma è come lo facciamo sempre tutte le settimane, in particolar modo l'abbiamo fatto stamani. È vero, hanno costruito la loro classifica, l'hanno costruita proprio in gare da raccolte negli ultimi minuti, frutto di quell'ambiente che tu, al quale facevi riferimento, e frutto anche delle caratteristiche individuali dei calciatori. E a volte frutto anche della casualità. Non mi riferisco a loro, ma mi riferisco a noi, che la casualità ci è venuta un pochino contro a noi, no? Nel senso che ogni tanto un rimpallo, se fosse favorevole, non guasterebbe. Però aspettiamo, come dicevo prima. Certo è che l'analisi sulla Lazio, scusa, l'analisi sul Cagliari l'abbiamo fatta come facciamo su tutte le squadre, e quindi sappiamo bene quali sono i pericoli ai quali possono esporci. Mister, vado su un singolo, forse uno dei più positivi nella gara contro la Lazio, ovvero Daniel Maldini. È un giocatore che svaria molto. Le volevo chiedere, secondo lei, quale potrebbe diventare il suo ruolo definitivo in campo? È una domanda che mi faccio anch'io, che mi sono fatta anch'io insieme ai miei collaboratori. Noi un'idea ce l'abbiamo. Però è da verificare, non è che ci sia tanto tempo per verificare, qui c'è la partita da giocare che hanno in palio quello che sappiamo, quindi esperimenti rimane sempre un po' problematico farli, però un'idea ce l'avremo, è sicuramente un calciatore offensivo.
che ha qualità fisiche oltre che tecniche notevoli, e quindi chi lo sa, non lo so, magari fra un po' è una domanda alla quale saprò rispondere, ora non lo so. Con il Cagliari sono a disposizione anche Caputo dopo le ultime due assenze, e le chiedo intanto se il ritorno al trequartista abbiamo visto contro la Lazio potrebbe essere un modulo che riproporrà anche domani col Cagliari, e se Caputo ha comunque diciamo nelle gambe la possibilità di partire fin dall'inizio o magari ancora è un'arma in corso d'opera. No, Caputo si è allenato bene, quindi è disponibile a qualsiasi tipo di scelta che faremo. E poi scusa, il modulo bisognerà vedere anche quello che fa il Cagliari, e verso il quale abbiamo molto rispetto, e quindi le scelte che faremo la faremo in base anche a questo.